con Silvia Tropea Montagnosi, storica e ricercatrice della cucina bergamasca. Quanto conta e qual è il valore oggi della tradizione culinaria nostrana bergamasca? La storia della cucina ha sempre avuto una grande importanza. In fondo, senza mangiare non si vive, e senza sapere la storia del proprio cibo vuol dire non sapere la storia di se stessi, perché il territorio è importante, conoscere ciò che il territorio produce, valorizzarlo e saperlo apprezzare è altrettanto fondamentale. Quindi cercare le cose del proprio territorio e quindi sapere anche riconoscere la validità di queste cose. Come può essere rivista oggi la cucina tradizionale bergamasca, anche per stare al passo coi tempi, al giorno d'oggi che va di moda, diciamo così, la cucina straniera? Non ce n'è tanto bisogno, perché i bergamaschi sanno che la loro cucina è buona, sanno riconoscerla e sanno dove apprezzarla. Abbiamo oltre 1500 ristoranti in provincia di Bergamo e i nostri ristoranti sono capaci di farsi conoscere, farsi valutare. Le ricette storiche sono tantissime, non dobbiamo avere paura dell'estero, è l'estero che viene da noi a cercare quello che è veramente buono. Ormai i nostri cuochi vanno tantissimo all'estero, tra i migliori ristoranti del mondo hanno anche cuochi bergamaschi, abbiamo tantissime stelle Michelin, ma tantissimi ristoranti che, pur non essendo su guide, sono conosciuti come eccellenti. Importantissimo però è anche internet, perché attualmente la ricerca del consumatore è fatta in quel senso, cioè guardare e cercare su internet, cercare di far capire quello che si offre e spiegarlo. Noi oggi abbiamo dei gnocchetti con stracchitù, miele, bergamasco e cacao. Bisogna saper dire la storia del gnocco, saper dire che dal 1386 si facevano i gnocchi a Bergamo, non di patate ma di pane e formaggio, che lo stracchitù ha una storia antica e tutta la sua storia, che il miele bergamasco è tutelato dai mille sapori di Bergamo come una cosa importante, e lo stesso per la salsiccia, la loanghina, che è nostra fin dall'epoca romana, la Lugana bergamasca c'era già allora.